magari potrebbero essere sopra questo lenzuolo bianco. Sulle sue ossa, signora, forza primitiva, animale. Se non c'è niente da fare, niente, stia lì, non si muova, non si sposti di un centimetro. Le cose sono quello che devono essere, è per questo che esistono. Ma non capisci, sono rimasto sulla soglia di quella decrepita cartoleria per Dio sa quanto tempo! Ma lasciate passare 6, 7, 8 come lei. Poi l'ho vista arrivare, ticchettando su quelle scarpe dai tacchi alti. Subito ho sentito che era lei che stavo aspettando. Sì. All'inizio ho provato un impulso quasi irrefrenabile di farla fuori subito. Sul posto. Andò fuori e non pensarci più. Ma poi quando l'ho toccata, quando le dita si sono strette su di lei, allora una vocina dentro di me mi ha detto: no, no, aspetta, portala via. Deve essere qualcosa di speciale, anzi di sacro. Un rituale, un rituale. Lei non può essere così inumano! Ma è umano questo! È umano! Nessuno lo capisce! Nemmeno Schopenhauer o Nietzsche! Essere qualcosa di più di ciò che si è! Essere più che umano! Trascendere! Andare oltre! Più in alto! Più su! Su! E invece no! Non è così! Io dico sì, meno di quello che sei. Sì, quello che sei. Meno di quello che sei. Io non riesco a parlarle, lei ha fatto! Questo che voleva dire, vero? L'arte di imballare un oggetto, signore e signori, non può essere definita da poche semplici regole. Dobbiamo considerare non soltanto l'oggetto da imballare, ma le condizioni in cui dovrà essere venduto, i costi e gli imballaggi prevalenti sul mercato, atti a spronare il consumatore, a soddisfare il produttore, a rispettare i regolamenti statali e federali. Mi chiamo Guglielmo Hamlin. Voglio che lei sappia, professore, che la sua lezione di questa sera è stata una delle più brillanti che mi sia mai capitato di udire. Noi potremmo vederci allo stesso posto. Davanti alla cartoleria. All'altra mezza. All'altra mezza. Bonsoir, carissimo. Bonsoir.